un ricercatore di fisica solare. Di sicuro ve lo immaginerete sempre indaffarato nel suo laboratorio. Ma ora si sta concedendo una pausa in un momento di tranquillità. Solo pochi minuti prima di tornare alla sua attività usuale, osservare il Sole con i telescopi più grandi mai realizzati, elaborare previsioni di meteo spaziale con complessi modelli matematici, sviluppare nuove tecnologie per studiare ancora più nel dettaglio il Sole. E poi ci sono quei giorni in cui, all'improvviso, accadono delle cose. Che a volte sarebbe meglio non rivelare. Ok, buona, stop! A meno che non stiano facendo una serie sulla vostra vita. Ta-da! Che diamine, è impossibile. Andrea? Sì, dimmi tutto. Sì, sono con Lorenzo al Fucino. Stiamo facendo un servizio. Ero qui a Torre Secchi con il mio telescopio e mi è sembrato di vedere un super flare, una regione attiva con una macchia complessa, è diventata all'improvviso molto brillante e ha saturato tutto. La strumentazione a Fucino non ha rivelato niente. No. D'accordo, allora andiamo subito da Simone in laboratorio, così ti faccio sapere se ha rilevato qualcosa. Sì, a dopo. Andrea dice che hanno visto un super flare. Ma come un super flare? Dobbiamo andare da Simone in laboratorio, corri. Ciao Simone, mi ha chiamato un mio amico da Torre Secchi, dice che durante un'osservazione al telescopio ha visto qualcosa di strano. E anche noi, venendo qui, io ho notato delle antenne che si orientavano verso i satelliti. Sì, stiamo scaricando gli ultimi dati e dopo dobbiamo spegnere tutti i satelliti mettendoli in safe mode. La rete di allerta Space Weather entra in azione segnalando un'intensa tempesta in arrivo e dobbiamo assicurarci che le particelle cariche non danneggino l'elettronica che controlla i satelliti. Se le cose stanno realmente così, Francesco è l'unico che può aiutarci ad avere un quadro generale dell'evento. Lo chiamo immediatamente, però considerando quello che sta succedendo non so se mi risponderà. Pronto? Oh, ciao Letizia. Sì, l'ho visto anch'io il Super Flare, è un evento molto intenso di Space Weather. Guarda, seguivamo la regione attiva già da molti giorni, avevamo delle preoccupazioni. È un evento vicino al bordo, quindi è difficile stimare i parametri. Ma l'intensità è sicuramente superiore a X10, non riusciamo a stimarlo con esattezza. Ma va bene, ci sentiamo domani, appena abbiamo delle informazioni in più, soprattutto se viene verso la Terra, ti chiamiamo. Ciao, ciao. Quando un evento avviene sul bordo del Sole, può produrre un'emissione di massa coronale. Questa è una nube di gas, di plasma, che trasporta campo magnetico, che se colpisce la Terra può avere effetti sulle infrastrutture tecnologiche. Ora che anche Francesco ha confermato quello che sospettavamo, meglio fare un tweet per aggiornare tutti. Ok.